Possono tirare un vero e proprio sospiro di sollievo gli imprenditori altoatesini grazie allo sblocco del fondo di rotazione. Ieri è arrivato il tanto atteso via libera della Giunta provinciale. La manovra ha il chiaro obiettivo di rafforzare il ruolo delle imprese altoatesine nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi. In linea di massima il fatto di concentrare le risorse sul fondo di rotazione rispetto ai contributi a fondo perduto a pioggia, secondo me è un aspetto positivo. Perché il tema dell'accesso al credito è fondamentale in questo periodo, è sempre più difficile ottenere credito dalle banche. Per i crediti agevolati sono stati stanziati 180 milioni di euro. Si tratta per le piccole e medie aziende di un'ottima notizia, in quanto le domande erano state temporaneamente bloccate. Blocco che aveva causato il congelamento degli investimenti da parte degli imprenditori. Il fatto che sia stato bloccato l'anno scorso è stata una cosa problematica per molte aziende, per molti investimenti che erano stati progettati, perché questa pausa è durata molto tempo, è durata più di un anno. Il nuovo regolamento in termini di finanziamenti prevede una serie di modifiche, ma soprattutto di semplificazioni. Inoltre, per le imprese con meno di 50 dipendenti, il tetto relativo agli investimenti è stato fissato a 1,2 milioni di euro. Per quelle superiori ai 50 dipendenti si arriva a 2 milioni di euro. Stiamo realizzando altri investimenti, abbiamo potuto assumere delle nuove persone. Speriamo che il mercato ci dia ragione e che quello che abbiamo ipotizzato si realizzi così come sta succedendo fino ad oggi. Infine è da evidenziare che sugli immobili sono previsti fondi di investimento mirati all'acquisto, costruzione o ampliamento di fabbricati.